Le parate più difficili forse sono state quando si è corso al limite dell'area di rigore ad arrabbiarti con i compagni, è vero? Sì, diciamo che le arrabbiature le faccio sempre perché bisogna che prestiamo sempre attenzione ad ogni palla, perché ogni palla è la morte o la vita per noi e bisogna che lo capiamo e io corro fino al limite dell'area per questo, insomma, non per altro. Perché secondo te questi errori in fase di uscita della difesa? Ma non sono forse la persona più adatta a dirlo, ecco, forse il mister sicuramente sa rispondere a questo. È chiaro che sono palloni importanti perché se si perdono davanti all'area sono molto pericolosi e non devono capitare questo tipo di cose, quindi bisogna stare più attenti. Ci racconti la parata sul terreno? L'hai vista arrivare da solo? Niente, sono cercato di stare fermo il più possibile e ho cercato anche di chiudermi il più specchio possibile e sono stato bravo, insomma, a metterci in piede, va bene. L'hai preso con la gamba destra? Sì, col piede destro. Siete partiti bene, avete fatto i primi 20 minuti, un bel approccio alla gara. Poi siete calati voi o secondo te siamo cresciuti voi? Ma entrambe le cose forse, abbiamo dato il là dei nostri errori magari a delle occasioni abbastanza nitide per loro, più che nitide, un paio insomma, e quindi poi dopo loro comunque hanno anche dei giocatori importanti come ce l'abbiamo anche noi, che però alla lunga sono venuti fuori, c'è stata anche l'espulsione, insomma è stata una partita che poi dopo è andata un po' in fatica per noi e quindi dai, ci teniamo questo 0-0 alla fine della partita, insomma. Nel secondo tempo hai avuto paura di perderlo? No, vabbè, ma chiaro che le occasioni le hanno avute loro. Nella partita c'era un'altra partita che era proprio quella di non subire gol e siamo stati bravi anche a fare questo, ecco, quindi anche i miei compagni sono stati bravi a tenere duro e a tenere botta fino alla fine, quindi paura no, assolutamente. Nella punizione di Lovisio il pallone è stato toccato e è andato da solo rimbalzando sulla terra? È stato toccato da Luca, da Zamparo, mi sa, sì, con la suola della scarpa, e è rimbalzato e è andato sulla traversa e poi fuori. Punto ogni tanto capita anche a un po' di fortuna. Dai. Punto guadagnato oggi, eh? Sì, alla fine della partita sì, possiamo dire. Grazie Davide.